Eccoci qua su Storytime, ragazzi, bentornati, sono Federico. Oggi torniamo a parlare di Design Italy, del marketplace appunto online, con Paola Serena. Ciao Paola. Ciao, grazie. Oggi parleremo in particolare di arredamenti, ma molto molto particolari. Parleremo di Mine. Sì, esatto. E appunto di Luciana Gomez, che è appunto l'ideatrice. Buonasera. Allora ragazzi, lascio a voi la parola, raccontateci un po' la vostra collaborazione. Beh, allora, grazie innanzitutto per averci invitato, per farci raccontare le storie delle aziende che Design Italy rappresenta nel mondo, grazie al suo portale di e-commerce, con l'obiettivo di far conoscere a realtà un po' più piccole di dimensioni, ma grandi di cuore, come quella di Main, che siano soprattutto dedicate alla produzione in Italia. Mm-hmm. La collezione di Luciana è una collezione molto particolare, io me ne sono subito innamorata perché è qualcosa che va oltre il semplice arredo, cioè qualcosa di più, e che vuole raccontare di sé e della persona che lo acquista, vero Luciana? Sì, innanzitutto buonasera e grazie di questa opportunità, perché è sempre bello poter raccontare e raccontare il mondo del design con un approccio diverso, quello che abbiamo fatto noi in Main. Diciamo che è un mondo che si basa moltissimo sulla parte estetica esteriore. Noi abbiamo voluto avere dei mobili che potessero raccontare le personalità che ognuno di noi ha, con delle sfumature, dei colori diversi. Abbiamo cercato di ricreare questo effetto wow all'interno dei nostri mobili, perché fuori sono molto minimalisti, lineari, quindi con un design molto pulito che si adatta bene ad ogni spazio, mentre all'interno hanno un'anima artistica e un'esplosione di colori. E quindi questo era per noi il poter raccontare attraverso un mobile quella che è la personalità di una persona. Quindi anche esternamente perché siamo in un modo e dentro, esatto, abbiamo un carattere magari diverso. Certo. Le grafiche infatti si possono anche personalizzare, vero? Mm-hmm. Esatto, esatto, perché ognuno di noi, ripeto, ha una personalità diversa e quindi abbiamo la possibilità di poter personalizzare le grafiche all'interno dei nostri mobili in vari modi. La caratteristica di questi mobili è che sono stampati direttamente su legno, quindi okay, questo permette di avere un mobile altamente performante, quindi può essere pulito tranquillamente, le grafiche non si tolgono, non è carta da parati, quindi è una caratteristica. Non sono incollate, sono incollate, stampate. Esattamente. No, è una tecnologia molto avanzata, tra l'altro. È una tecnologia molto avanzata e soprattutto ecologica, perché grazie alla collaborazione con Canon abbiamo avuto questa possibilità di trovare questa tipologia di stampa che permette di avere bassissime emissioni, perché il colore viene fissato tramite dei raggi UV, quindi questo permette di fissare il colore, di penetrare all'interno dell'essenza, mantenere inalterato nel legno, all'interno del legno, queste grafiche, questi colori, e avere pigmenti, appunto, okay, un'ottima pulizia. Durevole soprattutto, e ovviamente sì, anche per la precisione immagino che sia importantissima. Sì, e per la possibilità appunto di personalizzare, come certo diceva Paola Serena. Che materiali usate? Noi utilizziamo principalmente dei pannelli che hanno all'interno del legno di pioppo, per una scelta direi molto, molto ben definita, cioè quello di voler trovare il materiale più ecologico possibile in commercio. Il pioppo è in assoluto l'essenza che permette di assorbire più CO2 nell'ambiente, viene utilizzato tra l'altro moltissimo anche in aree che devono essere bonificate, permette di avere un materiale molto leggero, quindi sono pannelli di legno anche, ovviamente sono dei mobili, quindi nella loro complessità sono materiali leggeri, e esternamente hanno invece dei pannelli, dei laminati che possono essere di diverse essenze, colori, quindi noi facciamo una personalizzazione dell'interno, ma anche della parte esterna, proprio per poter venire incontro il più possibile alle esigenze dei nostri clienti e dei clienti Design Italy. Ok, sempre con un occhio di riguardo verso l'ambiente. Sì, lasciamo sì i contatti allora, Paola, lasciamo i contatti appunto di Design Italy. Sì, lasciamo
lasciamo i contatti, ci potete seguire su il nostro canale YouTube, dove potete anche vedere tutte le nostre puntate, vedere tutti i nostri designer presenti sul portale, tra cui Luciana Gomez, che ringrazio tantissimo. Grazie a voi. E mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, e invece sul canale Instagram designitaly_official e sugli altri designitaly. Qui su Storytime invece ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo.